Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Mafia 3. Allora amici, nella puntata precedente abbiamo seccato Olivia Marcano, anzi non è che l'abbiamo seccata, qualcuno l'ha seccata mentre era in ospedale, noi le abbiamo risparmiato la vita, però in qualsiasi caso è morta, è moruta, è moruta. Allora, dobbiamo beccare Tommy Marcano, ok, e successivamente, come avete potuto vedere, è saltata fuori un'altra missioncina di questo tipo qua, che dovrebbe essere un tipo un killer. E successivamente lo andremo a beccare. Va bene, allora mi trovo già qua. Dobbiamo andare a parlare con il nostro amico. Vediamo un po' cosa ci dice. Cosa ci dice. Ma si può sapere che cazzo combini? Devo fare ginnastica 3 volte a settimana, alzare le pulsazioni. Hai del sangue sulla maglietta? Sì, ho un taglio radendomi. C'è qualcosa che devi sentire. È sbucato Alvarez. Ho intercettato questa chiamata poco fa. Tuo padre, noi stai ascoltando? E sta trattando di matarmi, frati. Che casino mi Non capisco una sola parola. Ti dispiace tradurre? In pratica hai fatto cacare sotto Alvarez, che è pronto a involarsi verso Cuba. Vuole che il suo caro zio Sarraga lo venga a salvare. E cosa ha detto Sarraga? Gli ha detto di incontrarlo al faro al confine meridionale del Bayou, che avrebbe mandato una barca. Immagino fosse una bugia. Sarraga faceva il poliziotto a L'Avana quando era ancora Batista a comandare il paese. Forniva anche la sicurezza ai casinò di Sal. Quei due si conoscono da una vita. Non appena Sarraga ha messo giù, ha chiamato Sal e gli ha detto dove trovare suo nipote. Quindi devo arrivare laggiù prima degli uomini di Marcano. Sal non farà cazzate, dato che si tratta di Alvarez, quindi assicurati di essere pronto. Ok. Gesuit, il Nuovo Messico, va bene. Vai al faro, ok. Vediamo un po' adesso sulla mappa dov'è questo faro. Ed è veramente in fondo, in fondissimo, direi. Ok, amici, ci becchiamo direttamente al faro. Ok ragazzi, siamo esattamente al faro. Ok. Vediamo un po' dove dobbiamo insinuarci. E quanti cattivoni dobbiamo ammazzare. Zona ostile, va bene. Proseguiamo zitti zitti. Vediamo un po' dov'è il tipo. Allora. Qua c'è il primo cattivone. Ok. Qua c'è il secondo cattivone. Ok, moruto. Serpenti del cazzo. Non te la sarai mica fatta sotto per una biscetta. Lì ce ne Vorrei sono vedere se si due. arrampicassero su di te. Basta che tieni gli occhi aperti se l'uomo di Alvarez viene da questa parte. Ok. Muto. Andiamo, Alvarez. Non rendere le cose più difficili. Non ti facciamo niente. Parla per te. Voilà. E anche questo è Stare andato. fermo è buono. Vediamo di Sal lo vuole vivo insinuarci e all'interno. intero. Ehi, capito? Non possiamo rischiare di lasciargli qualche regalino permanente. Sentito, Alvarez? Il capo vuole solo parlare. Facci entrare. E tu sei sporchetti e resta armas? Ti hai capito qualcosa? Uno. Peccato! Cristo santo! Non sparare! Sono qui per aiutarti! Come merda! A se todo para la pinga! Cristo santo! Capisci la mia lingua? Sì! Ho ucciso gli uomini all'esterno! Voglio solo parlarti, quindi abbasserò la mia arma, va bene? Se provi a fottermi, ti ammazzo. Mi pare giusto. Tu sei
quello che vuole ammazzarmi. Non volevo ucciderti, solo trovarti. Tuo zio ti ha tradito. Non verrà a prenderti. Stai mentendo. Gli ho parlato, ha detto che avrebbe mandato una barca. Pensi che sia una coincidenza che appena sei arrivato qui siano spuntati questi bastardi? Sarraga ha chiamato Marcano, le ha detto dove trovarti. Devo trovare un telefono. Cristo, amico, non hai nessuno da chiamare. Marcano non ti avrebbe mai lasciato partire. Ti userà e quando avrà ottenuto ciò che vuole ti ucciderà. L'unica possibilità che hai di uscirne vivo sono io. Che cosa vuoi da me? Dimmi dove Marcano sta falsificando il denaro e saremo a posto. Si trova... in una palestra di box di Tommy Marcano, ma è già tutto in funzione. Non mi serve altro. Forza. È ora che ci leviamo dalle palle. Dove mi porti? Conosco qualcuno che può farti uscire dalla città senza che Marcano ti trovi. Sì. Ai 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 ai. Devi restarmi vicino. Siamo intesi? Sì. Lì sono cazzi, ragazzi. Sono cazzi. Ok, posso vediamo prenderli? Un po'. No, vediamo un po', ragazzi. Va bene, basta che usciamo da qui. E tieni giù la testa. Non mi llevarán de nuevo! Ah, sono cazzi, ragazzi. Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Dobbiamo stare attenti. Ok, cerchiamo di mirare adeguatamente. Che sento sparacchiare, ma sinceramente da qua più di tanti non ne vedo. Anzi, vedo solo sto pirletti qua e basta. Cogno! Stai indietro! Andiamo giù, zitti, zitti. Uno è là, ok. Moruto. Altri ne stanno arrivando da qua. Ok. Ricarichiamo. La macchina è qua vicino. Ok, proseguiamo. Ricarico! Dai, dai, carica, carica veloce. Ok, quanti ce ne sono? Ah, ma stai sparando a me? La macchina è qua vicino. Sì, ho capito che la macchina è qua vicino, ma bisogna raggiungere la macchina che è qua vicino. Maruto, Maruto. Ok. Avanziamo. Zitti, zitti. Vado a nascondermi. Non dovevano prendermi vivo! Ehi, la minchiazza vivo! Mi ho in pugno, coglione! Tira quella cazzo di granata! Abbiamo fatto un altro! A riparo! Allora, qua ne vedo uno. L'ha preso quel succhiacazzi! Chi è? Lì sotto. Ok. Vediamo un po' gli altri dov'è che sono, eh. Allora. Cogno!
Stai indietro! Qua mi sa che becchiamo la macchina. Vediamo un po' che macchina è che ha. Ah, meno male. Meno male, una macchina che va un po', va. Dai, dai. Un po' fatica a partire. Allora, vediamo fin dove dobbiamo andare. Dobbiamo spararci tutto questo bel viaggetto qua e tornare dal nostro amico, presuppongo. Vediamo un po' dove dobbiamo portarlo, eh. Ok. Speriamo che non ci escano rompizebedei in giro. Non dovevano prendermi vivo. Ah, un attimo, proviamo a vedere un po' se ci fa usare la nostra macchina, che è molto più cazzuta. Sì, ok, andiamo così. Ok ragazzi, ci siamo, ci siamo. Lasciamo giù il tipo. Ok, e consegniamolo qua al nostro amico prete. Lincoln, cosa succede? Devi aiutarmi a far uscire quest'uomo dalla città. È nei guai con Sal Marcano. Io non credo... È la persona di cui mi parlavi. Sì, è lui. Ascolta. Padre, conto davvero su di te stavolta. Non so dove portarlo. Merda, io... Non... va bene. Conosco un gesuita nel Nuovo Messico. Aiuta la gente in situazioni così. Beh, bisogna farlo subito. Marcano farà a pezzi la città per trovarlo. Ok, lo chiamo. Passa, por favor. A chi è stas a salvo? Gracias. È la cosa giusta. Completato, salve Alvarez. Va bene, va bene. Quindi il nostro amico Alvarez ci ha dato molte informazioni utili. Ok. Allora, vediamo un po'. È venuto fuori questo qui, andare a parlare con il prete, va bene. E poi dobbiamo andare a raccattare, a cercare il tipo, ok, che è il Sant'Angelo o quant'altro, quello che è. Ma abbiamo anche il andare a ammazzare Tommy Marcano, che ci ha detto appunto il nostro amico Alvarez dove trovarlo. Dovrebbe essere in un falsificatorio di banconote o quant'altro, ma questo lo vedremo successivamente. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui, spero che la nostra avventura vi stia piacendo. A caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.